rapporto dal mio amico Wilhelm Senoner, che racconta il suo rapporto e la sua esistenza nelle montagne, laddove la roccia tocca il cielo. Laddove le donne e gli uomini sembrano eroi ancestrali. Quanti contrasti pieni di tensione intorno al suo lavoro. Il contrasto fra l'uomo eroico che riflette mentre fuma il sigaro e la donna eroica che riflette aprendo l'occhio. Il contrasto perenne fra l'essere umano e il monte, fra l'eroismo della natura e l'eroismo che l'uomo impara dalla natura e insegna alla natura. È straordinario il contrasto fra la pittura, che sembra talvolta scultura, e la scultura, che impara tutto dalla materia della pittura. Lui è ciò che in tedesco si chiama il Bildhauer, il tagliatore di immagini. Ed è il contrasto che già aveva capito tanti anni fa Michelangelo, quando aveva posto una differenza sostanziale fra la scultura e la plastica, fra il cavare e il mettere. Taglia, gratta, intaglia e poi infine riempie di pittura, impasta, colora e trasforma il tutto da materia informe in vitalità totale, ma sempre con un sapore inatteso e mistico. Barlume di originalità creativa nella banalità del mondo d'oggi. Tutto ciò avviene ad Ortisei, dove per tradizione si intaglia il legno per fare immaginette che spesso sembrano un po' banali oppure attraentemente folcloristiche. La sua è un'arte profonda che trae origini dalla cultura materiale del luogo e diventa però sublime.